Bentornati ragazzi! Oggi parleremo di un nuovo argomento e conosceremo assieme che cosa è e cosa significa l'arte paleocristiana. Per poter parlare dell'arte paleocristiana dobbiamo assolutamente capire che cosa succede con il declino dell'impero romano. Ufficialmente, secondo i libri di storia, l'impero romano d'Occidente finisce nel 476 d.C., quindi si parla della fine dell'impero romano in questa data. La fine dell'impero romano è concomitante a quello che viene chiamato nei libri di storia il periodo delle invasioni barbariche. È contemporaneamente l'inizio del Medioevo, per cui possiamo vedere come la nostra storia si divide per adesso in questi tre grandi periodi che abbiamo visto assieme. Da una parte abbiamo l'antichità, con i vari popoli dell'antichità come i Greci, gli Etruschi e i Romani. Abbiamo poi il Medioevo, questo nuovo capitolo che affronteremo assieme, che a sua volta finisce con l'epoca moderna. Per parlare però dell'arte paleocristiana dobbiamo ritornare indietro di circa un centinaio di anni, quindi non più nel 476 d.C., ma la prima data importante che incontriamo è il 313 d.C. Il 313 d.C. è l'anno in cui l'imperatore che era al potere, l'imperatore Costantino, firmò in questa fatidica data l'editto di Milano. Che cosa sancisce l'editto di Milano? Praticamente dà la libertà ai cristiani che fino a quel momento erano stati perseguitati dai romani. Infatti la figura di Gesù viene crocifissa, quindi viene ucciso per essere un cristiano. Dal 313 d.C. i cristiani sono liberi di poter esibire e credere nella fede cristiana, quindi non devono più nascondersi, ma possono aderire alla fede cristiana in modo libero, senza essere perseguitati. Infatti sarà anche l'imperatore Costantino il primo imperatore che fonda le prime chiese, vedremo anche in che modo, o comunque che dà ai cristiani che vivono in questo periodo a Roma dei terreni dove questi cristiani potevano costruire i loro luoghi di culto. Per questa ragione possiamo dire che dal 313 d.C. inizia l'arte paleocristiana, perché i cristiani sono liberi di potersi esprimere, liberi di poter costruire i loro luoghi di culto, che sono le chiese, chiaramente. Quindi, da una parte abbiamo l'arte pagana dei popoli politeisti, quindi popoli che credono più di una divinità. L'arte pagana dei politeisti è l'arte dei romani, l'arte dei greci, l'arte dei etruschi. Dall'altra parte abbiamo l'arte cristiana di coloro che seguono il cristianesimo, dei fedeli al cristianesimo. Queste due forme di arte convivono per un periodo. Questo per noi è molto importante da capire. Come arte paleocristiana intendiamo dunque quelle forme, quelle espressioni artistiche dei cristiani ancora durante l'impero romano, perché tra il 313 d.C. fino al 476 d.C. passano diverse generazioni, passano moltissimi anni in cui i cristiani sono liberi di potersi esprimere e di poter fare arte, esprimendo la loro fede anche attraverso di essa. Capiamo cos'è la prima cosa che fanno poi i cristiani. I cristiani che adesso, siamo nel 313 d.C., possono finalmente liberamente esprimere la loro fede. Hanno bisogno di luoghi di culto, luoghi in cui potersi riunire con altri fedeli e fare messa. Che cosa fanno i cristiani dunque? La prima cosa che fanno è costruire una serie di edifici, edifici che siano funzionali alla loro fede. Costruiscono dunque le prime chiese, che sono le basiliche, adesso le conosceremo anche un pochino meglio. Costruiscono i primi mausolei, cioè i luoghi dove seppelliscono i fedeli, i cristiani, e costruiscono anche i battisteri, che sono i luoghi in cui vengono battezzati i nuovi fedeli. I cristiani useranno inoltre sia l'affresco, ma anche e principalmente il mosaico per decorare questi edifici, questi luoghi di culto. Quindi la prima necessità dei cristiani è di poter esprimere la loro fede,
esprimere il credere in Dio attraverso luoghi in cui potersi riunire e poi decorare questi luoghi. La decorazione di questi luoghi diventa molto molto importante, in particolar modo per poter raccontare le storie della Bibbia. Perché? Perché tanti fedeli cristiani, parte della popolazione umile sia ai tempi dei Romani ma anche per tutto quanto il Medioevo, era una popolazione analfabeta, una popolazione che non sapeva né leggere né scrivere. Com'è che quindi si possono comunicare le storie che sono scritte nella Bibbia se io la Bibbia non la posso leggere, io non la so leggere? Allora il miglior modo per raccontare le storie della Bibbia, raccontare le storie di Gesù, diventano proprio le pareti delle chiese. Ecco perché l'arte, la funzione dell'arte cristiana è una funzione principalmente didattica, cioè è una funzione, e questo è importantissimo, di insegnamento delle storie della Bibbia. Questa è anche la ragione per cui molta dell'arte cristiana, in particolar modo nel Medioevo, vedremo, per gli artisti non sarà più fondamentale rappresentare il mondo, i paesaggi, le figure, in modo molto realistico, molto vicino alla realtà. Il loro principale scopo è quello di raccontare una storia, e più sono schematico, più sono semplice anche nella rappresentazione delle forme, probabilmente più facilmente potrò raccontare la mia storia. Il primo edificio importante che costruiscono i primi cristiani è sicuramente la Chiesa come casa di Dio. Ci sono tante cose da dire al riguardo. Intanto le prime forme di Chiesa vengono chiamate basiliche. Per quale ragione? Ritorniamo nel 313 d.C., nel momento in cui Costantino ha firmato l'editto di Milano e quindi permette ai cristiani di costruire i propri edifici, i propri luoghi di culto. I cristiani si trovano di fronte a un grande punto interrogativo, quindi posso costruirmi un luogo di culto, ma come lo costruisco? Come lo realizzo? Qual è l'aspetto che deve avere questo luogo di culto? E si guardano intorno e si rendono conto che esiste un edificio a Roma e insomma nell'impero romano, quindi nella cultura romana, che è un luogo molto grande in cui hanno posto tante persone contemporaneamente ed è relativamente facile da realizzare. Questo luogo si chiama Basilica. La Basilica Romana, l'avevamo già conosciuta nei video precedenti, in realtà era nient'altro che un tribunale. Era un edificio abbastanza lungo, una forma longitudinale, era un unico spazio che poteva essere suddiviso tramite delle colonne ed era un luogo in cui gli antichi romani si trovavano per svolgere delle attività giuridiche o degli affari. Che cosa fanno i cristiani? Vedono questo edificio e dicono che si pensano, questo è perfetto per noi. Perché? Perché per noi cristiani, la casa di Dio non deve essere una casa chiusa, la casa della divinità non deve essere una casa chiusa al fedele, come, attenzione, lo era il tempio pagano. Il tempio pagano, che fosse greco, etrusco o romano, aveva all'interno il naos, quindi la cella più sacra, con all'interno la scultura della divinità, e questa era inaccessibile al fedele e vi poteva entrare soltanto il sacerdote più alto, il massimo sacerdote. Quello che cercano di fare i cristiani è proprio l'incontrario del tempio pagano, cioè aprire le porte della casa di Dio a tutti i fedeli. Ecco perché hanno bisogno di un edificio abbastanza grande, semplice da costruire, in cui possano avere posto tante persone contemporaneamente. Ecco perché la Basilica Romana diventa per loro la scelta migliore. Prendono dunque la Basilica Romana, però la cambiano un pochino, perché la fanno propria, cioè non è che la copiano pari pari, si ispirano alla forma della Basilica Romana, però la cambiano abbastanza da renderla un edificio nuovo. Quali sono i fondamentali cambiamenti della Basilica, da cui si vede la trasformazione tra la Basilica Romana, versione vecchia, alla Basilica Cristiana, versione nuova? I cambiamenti sono i seguenti. In primis viene cambiato il luogo dell'ingresso. Nella Basilica Romana l'ingresso si trovava sui lati lunghi dell'edificio. I cristiani cambiano l'ingresso e lo posizionano sul lato corto. Una volta entrato da questo ingresso, lo spazio è suddiviso tramite delle file di colonne in navate. Una navata centrale e delle navate laterali. Alla fine del corridoio
si trova, come tutti quanti noi sappiamo, l'altare. L'altare è il luogo in cui succede il rito. Anche qui nel tempio pagano l'altare si trovava fuori dal tempio. Nella chiesa cristiana l'altare si trova all'interno e alla fine, nella parte parete finale, proprio dietro l'altare, si trova l'abside. L'abside è una forma semicilindrica, una rientranza semicilindrica che sottolinea ancora di più la presenza dell'altare e che molto spesso quest'abside era decorata in modo particolarmente fastoso. Oltre all'abside e all'altare, abbiamo anche la presenza del transetto alla fine. Il transetto è uno spazio lungo, un lungo corridoio che taglia lo spazio della chiesa in modo perpendicolare e il transetto crea, se vediamo dall'alto la pianta della chiesa, una forma a croce. L'ultimo elemento della basilica era il quadriportico. Il quadriportico era un grande cortile coperto, quindi una parte centrale aperta a cielo aperto e una parte invece che era sormontata da un tetto. Questo quadriportico era il luogo in cui potevano sostare le persone che si erano convertite al cristianesimo, ma non erano ancora state battezzate. Attenzione, perché noi siamo abituati al fatto che appena nati veniamo battezzati, quindi facciamo già parte della comunità dei fedeli cristiani. Per moltissimi secoli, quindi centinaia e centinaia di anni, e ancora oggi, talvolta, una persona può convertirsi al cristianesimo anche in età adulta. Però tra il momento della conversione e il battesimo, il momento in cui effettivamente si entra a far parte della comunità dei fedeli cristiani, può passare del tempo. In questo lasso di tempo, la persona che si era convertita al cristianesimo non poteva ancora entrare all'interno della chiesa, ma doveva fermarsi proprio davanti alla chiesa, in questo quadriportico, che di solito aveva proprio le porte aperte, le porte della chiesa non erano assolutamente aperte, quindi chi non era ancora battezzato poteva sì seguire la messa senza però entrare nel luogo, nell'edificio stesso della chiesa.